un viaggio colorato. Parte all'insegna di un nuovo slogan il ciclo di incontri della nuova edizione delle Officine Gruppo Giovani Imprenditori di Torino. Un nuovo format che vede protagonisti anche giovani studenti universitari selezionati attraverso un bando e che avranno l'occasione di raccontare come cambierà il mondo del lavoro nei prossimi anni. Quest'anno nuova stagione, nuovo ciclo di incontri, abbiamo deciso di cambiare completamente, di stravolgere il format originario del percorso. Come lo facciamo? Abbiamo fatto coinvolgendo direttamente gli studenti universitari, selezionati attraverso un bando a cui hanno partecipato oltre 70 ragazzi che ci hanno mandato il curriculum per poter entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro. Ne abbiamo selezionati 12 che hanno lavorato insieme a noi nello sviluppo delle tematiche della serata. Il neopresidente Alberto Barberis ha aperto la serata rafforzando lo spirito che da anni guida i giovani imprenditori. 5 pilastri su cui verterà la nuova edizione: finanza, etica e responsabilità, capitale umano, cliente e innovazione. Il nuovo ciclo si suddivide in 5 incontri, ciascuno basato su un pilastro d'impresa. Abbiamo individuato 5 pilastri delle imprese moderne, che sono il capitale umano, la finanza, l'innovazione, i clienti e l'etica. Ogni incontro verterà su un argomento, su un pilastro, dove ci sarà una prima parte in cui racconteremo e daremo delle visioni di futuro legate a quell'argomento, e poi una seconda parte in cui un imprenditore di spicco che ha delle competenze specifiche legate a quell'argomento farà un talk in cui ci racconterà la sua storia imprenditoriale. La prima serata ha visto come tema proprio l'importanza del capitale umano e i lavori del futuro. Ospite della serata Francesco Casoli, presidente di Elica Group, che ha avuto modo di raccontare la sua storia e trasmettere la sua vision imprenditoriale. Francesco Casoli lo scopriremo questa sera, è un imprenditore, presidente di Elica S.p.A., un gruppo di Fabriano, leader mondiale nella produzione di cappe per cucine, ma soprattutto è un imprenditore la cui azienda ha vinto per 8 volte di fila il premio Best Place to Work, un'azienda in cui c'è una estrema attenzione ai dipendenti, al benessere dei luoghi di lavoro. È sicuramente un esempio di come l'investire nel capitale umano possa portare a dei risultati positivi, non soltanto per le persone che lavorano all'interno delle aziende, ma proprio per le aziende stesse. Fare l'imprenditore oggi è come andare in bicicletta. I ciclisti amano le salite, non amano le discese, perché poi quando arrivi in cima c'è più soddisfazione. Quindi per fare l'imprenditore penso che oggi una delle componenti più importanti sia proprio questa voglia qua, questa voglia di mettersi in gioco e di amare la sofferenza. La parola d'ordine che mi ha sempre guidato è appunto comunicare, cercare di far passare i messaggi in maniera trasparente tutti i giorni. Quindi cercare sempre di abbattere le barriere, di essere il più informale possibile. Poi ci sono anche dei momenti formali, e c'è sicuramente, per fare impresa, per crescere in giro per il mondo, devi anche seguire dei processi e delle procedure. Però l'importante è riuscire a mantenere quel filo conduttore che va da chi guida l'azienda fino all'ultimo dipendente, che è importante quanto chi la guida, perché alla fine, quando andiamo a comprare un prodotto su Amazon o su qualsiasi altra piattaforma commerciale, e alla fine il cliente finale vede il prodotto che è stato pensato da chi guida l'azienda, ma che è stato chiuso e imballato dall'ultimo dipendente.